Siamo a Roma per la presentazione della Carta della Salute Mentale. Durante la giornata è stata anche l'occasione per presentare una ricerca del CEIS, dell'Università di Tor Vergata, che ha analizzato l'impatto economico della schizofrenia sul sistema previdenziale, sociale e sanitario. Noi ne parliamo col professor Mennini. Allora, professore, innanzitutto, di che indagine si tratta? Che cosa avete valutato? Si andrà a valutare in prima battuta il peso economico che rappresenta la schizofrenia nel nostro Paese, tanto in termini di costi diretti sanitari quanto in termini di costi indiretti, per poi andare a valorizzare i primi effetti dell'applicazione del programma MOMA per quanto riguarda i pazienti schizofrenici. E che cos'è questo programma? Il programma MOMA è un programma che prevede, riassumendolo brevemente, la possibilità di accedere ai trattamenti innovativi, LAI di seconda generazione, a tutti i pazienti che soffrono di schizofrenia in maniera tale, data la loro efficacia, da riuscire a ridurre fortemente il danno che solitamente questi pazienti debbono sopportare a seguito della loro patologia. E che cosa è emerso da questa indagine? Intanto è emerso che, come i costi sociali, diciamo, il peso economico della schizofrenia in Italia ammonta a circa 3 miliardi di euro, 2,7 miliardi per l'esattezza, equamente suddivisi tra costi diretti sanitari e costi indiretti. E i costi indiretti, soprattutto per quanto riguarda il peso che grava sul sistema previdenziale, sono molto importanti, parliamo di circa il 50% sono costi indiretti e dobbiamo anche affermare, per quanto riguarda le pensioni di inabilità e anche gli assegni di invalidità, rappresentano la seconda o terza voce per quanto riguarda le prestazioni erogate dal sistema previdenziale stesso. Nello specifico della stima che abbiamo poi effettuato invece per quanto riguarda l'applicazione del progetto MOMA, dobbiamo dire che alla fine di tutte le nostre analisi e le nostre stime si va a determinare una fortissima riduzione delle ospedalizzazioni, pari a circa il 90% di questi pazienti, grazie all'utilizzo dei LAI di seconda generazione, accompagnati da una riduzione molto forte dell'utilizzo di tutti gli altri farmaci psichiatrici che venivano presi in precedenza da questi pazienti. Quindi vantaggio enorme in termini di qualità della vita del paziente, vantaggio dal punto di vista del sistema regionale e locale, perché può ridurre fortemente i costi collegati soprattutto alle ospedalizzazioni, e quindi il costo medio fisso nel tempo va a ridursi enormemente con l'incremento dell'attività produttiva, e quindi questo genera un risparmio importante per il sistema stesso. A completamento, a corollario di tutta l'analisi, possiamo dire che si possono andare a risparmiare circa 90 milioni di euro ogni anno per quanto riguarda soltanto l'applicazione a questi pazienti che abbiamo preso in considerazione nell'analisi del progetto MOMA.